Amici telespettatori, siamo qui a Verucchio e siamo con il programma Romagna ieri, oggi e domani per raccontarvi delle storie, per farvi vedere delle immagini che rimarranno poi forse nel vostro cuore. Verucchio è un paesino che si trova a qualche chilometro da Rimini ed è in una posizione incantevole. Tra l'altro il nome Verucchio storicamente significa il vero occhio della Romagna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che da qui si vede mezzo mondo. Se giriamo lo sguardo verso occidente c'è il Montefeltro, San Marino e soprattutto se guardiamo verso la costa il nostro mare Adriatico. E oltre il mare Adriatico si vede chiaramente nei giorni di sole come oggi, nei giorni in cui c'è anche un leggero vento, fino a Ravenna, fino a Forlì, addirittura qualcuno dice che si vede la Dalmazia e naturalmente il promontorio di San Bartolo e le Marche. Per quale motivo siamo qui oggi e vi racconteremo tante storie? Perché c'è la fiera di Quatorze. Benvenuti quindi di nuovo a questo programma, seguiteci, avremo tante cose da raccontarvi e quindi buon divertimento da adesso. Facendo la rotina perché c'è un cortello che non taglia, ma una zona di pittura. Ho capito, ma dove ha intenzione di ruotare il cortello? Questa faccia qui. Ah, su questa faccia. Vuol provare se taglia bene. Ah, rotino! Anche la tua macchina! Ale. Scusi, ale, signor... Ale. Signor Baffo! Shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you're stopping your home every double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you go around che vuol già pensare alla propria sepoltura, ma, vero? Ma è un'occasione da non perdere, perché sono fatti oggi, ma manterrà il suo valore in eterno. Ma gli affari sono buoni qui a Verucchio? Abbiamo venduto adesso un veneziano. Aspetti di parlare, prendi le misure. Avete vendute? Vuoi prendere le misure? Sì, prendi le misure.
signor Passini, signor Passini, voglio dire, ma il vino è apprezzato, la primizia che, che è riuscito molto, a fare appena in tempo per questa occasione? È molto apprezzata. Ma la bollitura non c'è stata? C'è stata poca bollitura. Poca, è un vino che va servito così? Si capisce. Ed è buono? Molto. Ma va passato il filtro? Va passato il filtro. Ma vogliamo conoscere il procedimento, perché molti non lo sanno, perché si dicono: ma come mai a vendere il vino nuovo in questo periodo? Viene fatta la pigiatura e poi dopo viene con i piedi. Con i piedi. Posto straordinario, meraviglioso, addirittura adesso siamo scesi dalla piazza, dalla Rocca, per fare due chiacchiere. Intanto cominciamo con Linda Piva. Linda Piva, presentiti, sei assessore a? A cultura, turismo e attività economiche. Okay. Mentre invece tu, Paolo? Io sono consigliere e capogruppo di maggioranza. Okay. Adesso vi siete presentati, a questo punto andiamo un po' a ruota libera. Cosa succederà qui o cosa è già successo? Intanto questo è il primo, diciamo, forse una delle attrazioni più simpatiche per i bambini, per i grandi, no? Questa che è la corsa dei ciucci, dei somarelli, no? Diciamo così, ecco. Dovrebbero iscriversi anche tanti cristiani, però lasciamo perdere, perché qui non finiremo più di correre. Ecco, ecco qua, raccontaci. Ma allora sì, siamo qua nella 30ª edizione della Fiera di Santa Croce. Per noi è una tradizione importantissima che vogliamo portare avanti, ci teniamo tantissimo. Oggi, in questo momento, siamo nel Parco Nove Martiri, che è sì un po' il cuore, in realtà molto in alto da qua. E qui ci sono i nostri animali, ci sono i somarelli, ci sono i cavalli, ci sono, diciamo, degli animali che comunque creano molta attenzione e passione per i ragazzini, ma non solo, anche per gli adulti. Hanno fatto la corsa, c'è stato il battesimo della sella, quindi la possibilità per i bimbi o per chi voleva fare per la prima volta salire in sella, hanno avuto la possibilità sia questa mattina che nel pomeriggio di avvicinarsi a questi meravigliosi animali. Adesso si sta svolgendo la corsa dei somari, quindi la corsa in realtà è più una cosa simpatica per, appunto, divertire famiglie intere con questi animali, e più tardi si svolgerà il volo dei rapaci. E quindi siamo qua, diciamo, circondati dalla natura, con un paesaggio meraviglioso, una vista meravigliosa su Rimini, e circondati anche dagli animali. Bella risposta, per il momento 9 più, 10 più, ecco. Passiamo un attimo a Paolo, che ci racconterà un po' qual è lo stato dell'agricoltura, dell'allevamento anche a Verucchio, tra l'altro, visto che diciamo che veniamo tutti da questi campi meravigliosi, dagli ulivi, dalle vigne. Tra l'altro, ecco, nel frattempo Verucchio è diventato una cittadina, diciamo un paese anche molto molto industrializzato, ecco, dagli anni 60 perlomeno. Quindi il commento da parte tua rispetto, diciamo, a questa evoluzione di questo paese. Sì, Verucchio è una realtà che è nata millenni fa, è partita da una civiltà antica che erano ancora i villanoviani, e quindi ha una storia di millenni che si tramanda di generazioni in generazioni,
E il paesaggio è quello che vedete tutti, è mozzafiato, diciamo, sì, mi ha tolto le parole di bocca, è un qualcosa di bellissimo. E nell'ambito di questa fiera noi vogliamo valorizzare chiaramente il nostro territorio, tutte le nostre risorse, tutto quello che può essere un'attrattiva per i turisti, anche per la gente del posto, che può vivere il paese in maniera diversa, con eventi diversi da quelli che possono essere la quotidianità, quindi appunto quello che diceva Linda, i rapaci, il giro coi somari, insomma. Sono tutte cose molto belle che fanno vivere il paese, fanno riunire la comunità e rendono il paese più vivo. Quindi credo che sia una bellissima cosa, che è una tradizione che debba essere mantenuta ogni anno. Colgo l'occasione sempre per salutare i nostri amici che ci seguono in Emilia, perché noi siamo abbastanza seguiti anche fino a Piacenza, e nel momento in cui vedranno queste immagini secondo me gli verrà un tuffo al cuore, perché penso che sognerebbero tutti di tornare, di venire al mare come fanno in tanti e a godersi soprattutto queste colline che sono uniche nel mondo. Insomma, penso che non siamo molto distanti dalle colline umbre, marchigiane o toscane addirittura. Ecco. Quindi, sia quest'inverno che per la prossima estate. Li aspettiamo sia per quest'inverno che per la prossima estate. Che ci sono tanti cari amici emiliani, bolognesi, modenesi, reggiani, parmigiani, piacentini, venite a Riccione, venite a Rimini, venite sulla costa, venite soprattutto a Verucchio. Ecco, in uno dei borghi più belli d'Italia. Questa è la storia di un uomo che per amore avrebbe fatto qualsiasi cosa per la sua signora, per la sua donna, ma purtroppo aver raccontato adesso un plan de finire. È una canzone in dialetto romagnolo dedicata alle donne che non hanno nessuna pietà. Ato incontré l'era una sera, una festa primavera, quando a tovesse dell'emozione, come adesso vuota la pressione, da me guardé, sa chi tu oggi da me colpì, ed un pensiero bello in me, cante poteva proprio di. Per te ho fatto anche garzon, in tu negozio ed un furner, un concorso in ferrovia per onde fe caldarer, e pisar donne spì, o imparè a poter unire, e una capana trescurghiera per fe casciune pieda. Tango! Tantar cor, quanta balemi e schel sintlera, e i rune solisate pur montò, al caprio di tramesa la spagnera, la luna ne ride, la sorrideva, e pareva che la vestì, che nostra amore ne luna cosa bella, e quando poteva, la non doveva mai finire. Tango, c'è perché te, a proverso è mattina, e da me colpivo me colpendo se te, da buona, da mi credo. Quando to trovi il posere, da me trovi una scusa, da me detti a ne poste perché io non reccia giusa, e un'enta volta sla valera, che tuleva d'erba sulla pofera, e due curaccia di, la smeste che io un caldo un pì. E una sera tra sirenetta, su un fighet con gli uccellini, su un carnazzo a zardinetta, senza un frank in tesca sgrain, lo la fate papagallo, tutta in idea fe un pan. Pucci monta su salone, e da quella volta, ancora lo spio. Perché, da me la sé, brota vignata, avria sarche ad un fermante di. L'ho preso un tete d'enca a quattro rovi e con qualcosa da mezzo venì. L'inverno se faceva anche la neva, poi avria pancia ne scante di qui, perché come lo so.
famiglia, ma sono sicuro che dopo un po' t'accimenti. Se però la è giusto, la è giusta questa mamma perché me. Va bene, ma se non vero. L'inverno se faceva anche la neva, poi a mia pancia me scante di lì, perché te lo sento per una famigliata, ma sono sicuro che dopo un po' t'accidenti. Perché te lo sento per una famigliata, e me sorrenzi qui ad aspite. Allora, un'altra bellissima sorpresa che ci fa Verucchio, una giornata di nuovo, ripeto, straordinaria, e ci hanno detto anche che ci sarebbe stato il volo dei rapaci, no? Si può dire così, no? Ti chiami? Io mi chiamo Leo, Leo Bagnolini, e sono un riminese, sì. E il signore qua è il mio maestro Guglielmo Ventimiglia. Okay. Raccontiamo, diciamo così, per sommi capi quello che ci hai già detto, quindi questa è una poiana, hai detto, racconta qualcosa. La poiana di Harris, la famosa poiana che usavano gli indiani, tant'è che con le code hanno sempre fatto per anni i vestiti, con le code, quello che noi vediamo negli Apache. Lei viene dal Centro America, e l'unico rapace che sa cazzare in branco. Praticamente i falchi pellegrini cacciano da soli, questi qui anche in colonie di 10 poiani riescono ad andare d'accordo e catturare le prede e dividersele. Se le dividono saggiamente e seriamente oppure fanno un po' le... Come tutti gli animali selvatici, in diciamo selvatico possono fare anche botte, però riescono a catturare in colonie unite, insomma. Una volta presa la preda, diciamo, dividono equamente o no? C'è una certa gerarchia, okay. Però può anche cambiare, dipende chi ha più fame nel gruppo. Quindi quello che più fame... Però fra di loro non si attaccano, ecco. Quello che ha più fame, infatti, si incassa e mangia. Esatto. L'hanno un po' paragonate ai... Pensano come un po' lavoravano i velociraptor. O anche li chiamano anche falchi lupo proprio per questo... Per questa cosa di lavorare in branco. Che non è facile, perché gli altri rapaci sono molto, molto aggressivi. E... Individualisti anche? No. Diciamo che lavorano in coppia, okay. Col partner massimo, ma più del partner non riescono a tollerare, diciamo. Invece loro, infatti, puoi avere più di un esemplare che porta da mangiare allo stesso nido, okay. Praticamente, addirittura, per cui c'è proprio... C'è anche una forma di solidarietà quando ora, visto che ci esatto, saranno i piccoli, infatti, bisogna sì, aiutarsi. Si aiutano vicenda, sì, si aiutano, sì. Si danno una mano, e il debole, capito, che è in sofferenza, il più forte magari... Diciamo nel meglio di noi allora. Nell'ambito della falconeria da apprendisti hanno preso piede, infatti tutti prendono queste poi perché sono intelligentissime, perché sono proprio, hanno una certa cosa sociale, come ci tendono più al sociale del che all'individuale. Che all'individuale, diciamo, sono rapace, esatto. Associato anche un cattivo nome però, la gallina, per il verso che fa, però è socievole. Qui fanno queste evoluzioni, per capirci, collaborano, seguono vostre istruzioni, sono stati addestrati a fare certe cose, per la gente che così. Sì, ma è abbastanza semplice, vengono semplicemente a un richiamo di, relativo al cibo. O una preda finta, ecco, cercano di inseguire una preda finta. Si fa pregare allora? Se tutto va bene. Se è finta si fa pregare. Ma no, diventa come un gioco per loro, sì. Diventa. Hanno capito, però ci stanno. Sì, sì, ci stanno molto volentieri, certo. Associano il gioco, però ai fini hanno il regalino che è il premio. La ricompensa arriva in ogni caso. Poi ci sarà una simulazione anche di caccia, un falco, un pellegrino di alto volo con un logro che simula un animale in corso in movimento, e questo qui che scende in picata cerca di prenderlo e di catturarlo. Non tutte le catture, come dicono, il pellegrino scende a 300 km orari e al primo colpo prende il piccione, non è vero, però in 2, 3, 4 tentativi che lui cercherà di fargli fare portandoglielo via, gli fa capire che non è sempre facile, ma a un certo punto glielo concedi e lo cattura, è una cosa bellissima. E sulla vista di questi rapaci? Beh, la vista dei rapaci è molto più potente di quella nostra, sì. A questo che livello stiamo? Si dice occhio di falco, appunto. Thank you.
vedo particolarmente pacifica questa Poiana, no? Sì, lei è... Anche un nome, ha un nome? Icaro, come la vostra radio. Esatto, sì. Quindi facciamo il gemellaggio oggi, con la Poiana, e quindi allora, il motivo, che ci porti fortuna. Il motivo di questi animali molto buoni è sempre dalla nascita. Si crea un rapporto animale-uomo, quindi il primo imprinting, che comunque viene insegnato da chi prima ci è passato e lui l'ha trasmesso a me. Il segreto è acquistarli molto piccoli, quindi a 10-15 giorni, tenerli in base a quello che vuoi fare. Io ad esempio faccio didattica, scuole, bambini, asili, così. L'ho cresciuto in casa, in una cesta con un barboncino toy, che tutti dicono se il falco vede il cane te lo mangia. E io ho un padre di 91 anni che gioca col falco e ho un cagnolino che gli va a fare la pipì anche nei piedi, ma lui non lo tocca minimamente, insomma. È ovvio che certe cose gli danno fastidio anche a lui, perché è vivo, tipo i trattori e gli autobus. Non so il perché. Però è la prova che gli animali sono buoni alla fine. Sì, no, ma io poi... Certo, gli animali sono buoni, ovvio che sono buoni. È l'uomo quello che non va. Le posso dire che si usa il guanto perché non sarei eticamente falconiere, ma io questo falco lo uso sempre senza guanto e a me non fa mai un graffio. Cioè io gli faccio tutto quello che vuole, ma lui... Tutto molto interessante, adesso guardiamo un po' lo spettacolo. Ok, se volete fare qualche ripresa, loro okay. Sono maestri della Grazie. Falconeria.
con Giuseppe, Giuseppe dei Wild Angels appena visto, esatto, no? Esatto, ecco. Country Dance. Qui racconta un po'. Niente, siamo una scuola di ballo che è presente in tutta Italia, noi naturalmente siamo la frangia di Rimini e provincia e facciamo corsi di ballo country, serate, eventi vari. Spettacolare tra l'altro, puoi vedere le persone che sorridono, no? Come, soprattutto in una giornata come oggi di festa con questo mare bellissimo, esatto, alle nostre spalle. E poi il senso del ballo di gruppo, che terapia è alla fine, che cosa si prova quando si balla assieme? Ah, felicità, avere il gruppo unito, è un po' tutto, porta un po' tutto questo, perché noi, a parte vabbè, gli eventi che facciamo, i ragazzi provano tutto l'inverno per essere pronti a fare tutte queste dimostrazioni che facciamo in Riviera, si crea proprio un gruppo affiatato dove si va a mangiare fuori, si sta insieme e tutto, è una terapia veramente giusta, diciamo. Allora, immagino che siate meno egoisti perché non ballate soltanto con un partner, diciamo dovete per forza guardare come quello che fanno gli altri, esatto, sostenerli, esatto, motivarli, quindi c'è qualcosa anche di profondo a livello relazionale, no? Assolutamente, è la cosa principale, diciamo, dai. Il ballo di gruppo è bello per questo proprio, perché si fa una cosa fatta insieme, tutti insieme. Ed è, come diceva lei prima, è terapeutico, è veramente molto terapeutico, specialmente dopo quello che abbiamo passato negli ultimi anni. Il consiglio che do è, ragazzi, ballate country, okay, perché ci si diverte. In ogni caso, Wild Angels è maschile e femminile, per cui angeli selvatici, con giovani canali, selvatici, quindi buona fortuna, buon divertimento e apprezziamo il tuo lavoro e buona fortuna. Grazie, grazie a voi, grazie a Icaro TV. The cutest kids I'd ever seen in this front yard. As they handed me my glass, smiling, thinking to myself, man, what a picture perfect postcard this would make of America. It's a high school prom, it's a Springsteen song, it's a ride in a Chevrolet. It's a man. Ricordaci di nuovo che cos'è questa fiera di Quatuor, l'abbiamo un po' detto, di le cose che ancora non ti abbiamo lasciato raccontare. Allora, la fiera di Quatuor, che è la fiera di Santa Croce, per noi è una tradizione, quest'anno in realtà festeggia il 30° compleanno, quindi è una tradizione che non poteva mancare anche quest'anno, e dove si festeggia la fiera di Quatuor, perché normalmente veniva festeggiata il 14, giusto? Il 14 di settembre, adesso la si è portata nel secondo weekend di settembre, ed è una tradizione proprio per portare, conoscere far riemergere quelle che sono le tradizioni di una volta, ed è per questo che abbiamo, come ogni anno, voluto, quest'anno ancora di più, portare quelli che sono gli antichi mestieri. Abbiamo, è proprio così che si chiama la fiera, quindi abbiamo cercato, invitato e chiesto a persone appassionate, artigiani del territorio, che portassero qui quelli che sono i vecchi mestieri per farli vedere, perché molti di noi, ma soprattutto anche chi è più giovane di me, di noi, non li conosce ormai più, quindi avevamo piacere di farglieli vedere. E abbiamo chiesto al nostro Antonio Montanare, che per noi è un must qui nella nostra Verucchio, nel nostro comune, di mostrare quelli che sono gli antichi mestieri, quegli mestieri scomparsi, chiamiamoli così. Quindi grazie ad Antonio per essersi prestato e per l'impegno che ogni volta ci mette. Allora, tu sei un'istituzione, no? Non sei vecchio come la Rocca, no? Sei un po' più giovane, no? Io sono solo un appassionato di queste cose e raccolgo cose da quando avevo 14 anni. Io abitavo Montebello,
appena tornato giù a Villa Verucchio sono ritornato a riprendermi tutte le cose che avevano i miei genitori e anche quelli che non erano mie, perché le lasciavano lì. Le ho raccolte, avevo del posto e poi piano piano ho fatto un museo alla tenuta maglia della civiltà contadina che è durato circa 15 anni. Poi per motivi è andato a finire, cioè abbiamo smesso e ho raccolto tutte cose in un mio capannone dove conservo tutte queste cose qui. E per vivere cosa fai nella vita, visto che qui non ci sono i soldi? Facevo il meccanico e adesso poi ho smesso perché sono andato in pensione. Comunque ho lavorato 53 anni. Dove? Avevo un'officina in proprio. Ho lavorato fino al 90 alla Lancia, a Rimini da Ranieri. E se avevi qualche risparmio, naturalmente di nascosto dalla moglie e dai figli, no? In generale, no? No, è stata, diciamo che mia moglie non piacciono queste cose qui, però non ha mai... non si è mai opposta, insomma. Moglie classicamente romagnola che usa la lega su Mardu che vuoi marito, no? Di solito è così, sì. Che peccato, vabbè. Tu che sei molto simpatico, adesso noi abbiamo già fatto naturalmente tutte le riprese e qualcosa da raccontarci rispetto a come è cambiato tutto e anche una domanda poi più specifica. Perché ai giovani, diciamo, queste cose piacciono più poco, cioè non sono, diciamo, non hanno l'interesse che abbiamo noi? Subito, perché non conoscono il fatto, cioè non conoscono cosa serviva lo strumento e non sono più anche nell'epoca dove servivano questi strumenti, perciò non interessa. Non è colpa loro, è così e basta. Non è colpa loro. Purtroppo un giovane che è vissuto nel 1900 non è quello che vive nel 2022. Quelle cose lì, mestieri che non esistono più, non gli interessa più. In realtà quando poi presentiamo ai ragazzi o gli facciamo vedere queste cose, poi ci si affascinano, comunque ci si appassionano, quindi non dobbiamo smettere di raccontargliele certe cose perché sono una ricchezza infinita e raccontargliele è veramente un modo per tramandare comunque delle tradizioni che non vanno mai dimenticate, mai. Adesso sentiamo loro un giovane, cosa ne pensa, visto che Paolo è giovane? Sì, la conoscenza del nostro passato è fondamentale, cioè la nostra storia è quello da cui veniamo, quindi conoscere tutti i dettagli di quello che potevano essere i mestieri di una volta, gli strumenti che si utilizzavano una volta per fare le cose che oggi magari si fanno in maniera più semplice e capire anche come siamo arrivati a quello che siamo oggi, no? Quindi è molto importante, secondo me questo tipo di tradizioni sono fondamentali per questo, per poter portare avanti le tradizioni e far conoscere ai nostri ragazzi quelli che sono state la storia. Dicevo sempre il mio principale che il passato è come uno specchio retrovisore di una macchina, ben visibile e poco ingombrante. Era un filosofo, no? Filosofo. Ecco, stanno per scendere i titoli di coda, il programma sta finendo naturalmente, ci auguriamo che chi l'ha visto fino adesso sia stato contento, insomma, di quello che abbiamo rappresentato oggi, grazie sempre ai nostri cameraman. Siamo a questo punto con la speaker ufficiale della festa, della fiera di Quatorze. Da quanti anni? Allora, sono 30 anni che è nata la fiera di Santa Croce, per noi verucchiesi fiera di Quatorze, perché cadeva sempre il 14 del mese. Allora, in questi 30 anni noi abbiamo dato spazio alle arti, ai vecchi mestieri, soprattutto all'artigianato. Poi naturalmente una parte di spettacolo che non guasta, musica, stand, prodotti locali e divertimento sano per tutti in questo ritrovo che per i verucchiesi è assolutamente prezioso. Grazie, sintesi perfetta. Siamo stati sotto forse 60 secondi, quindi qualcos'altro no, basta. Va benissimo. Okay. L'importante è che abbiano capito, okay, che questa fiera è per noi è bellissima, pezzo di, e tradizionale. Un upiezze core alla napoletana. Come no, un pezzo di paese, un pezzo di tradizione. Okay. Perfetto, grazie. Niente. Grazie. Andiamo avanti. Allora, siamo veramente alla conclusione, in conclusione. Noi ci siamo divertiti, no, ragazzi, mi sembra, no? Abbiamo raccolto un sacco di immagini, adesso le lavoreremo e chiaramente le manderemo in onda. Adesso io una cosa, per la domanda che non ti ho fatto prima. In questo momento Verucchio vive, diciamo, un momento particolare, perché una ragazza di qua sta arrivando a giocare, diciamo così, no? Poi faccio la domanda e vediamo se lo sai, no? Si sta imponendo nel mondo, nello sport che pratica. Tutti dicono la riminese.
Quindi questo è un quiz, ho paura che non lo sappiate, ho già visto. Come... No, un po' lo sappiamo. Sta scalando le classifiche mondiali, una ragazza tosta, una bella ragazza, una ragazza anche prosperosa per certi aspetti, no? E la riminese in realtà è la Verucchiese, infatti io quando la guardo giocare dico, ma cavolo, perché non dicono la Verucchiese? Perché forse Verucchio non è così nota. Può darsi che in futuro anche Verucchio, se continua questa scalata, diventerà ancora diventerà famosa proprio per lei. La domanda è, di chi sto parlando? Stiamo parlando della nostra Lucia Bronzetti. Bravissima! È un orgoglio per noi, Lucia, è veramente un orgoglio. Peraltro l'anno scorso, che aveva già iniziato la sua scalata nel ranking mondiale, e abbiamo voluto premiarla con il trono di Verucchio in occasione della Festa della Storia, che si svolge annualmente a ottobre, e consegniamo un premio che è il trono di Verucchio. E l'anno scorso ci siamo sentiti di consegnarlo a lei, perché veramente ci rende orgogliosi, porta Verucchio nel mondo e la ringraziamo per tutto quello che fa e per quello che ci fa vivere. Quindi la reginetta di Verucchio adesso non sei più te, naturalmente è Lucia Bronzetti, quindi azzeccato, ha risposto bene alla domanda. A questo punto te che cosa ci dici della Lucia, visto che... Lucia Bronzetti è un orgoglio del nostro paese, alla fine è una ragazza che ha saputo nello sport trovare la sua vita e lo sta facendo con una dedizione unica. Grazie, siete stati simpaticissimi, avete collaborato, siete stati delle ottime spalle e soprattutto speriamo che si siano divertiti tutti quelli che hanno visto questa puntata. Grazie a Leo, grazie a Diego per il lavoro che ancora dovranno fare e buona serata. Saluti da, Verucchio. Okay, da Verucchio, okay. Da Verucchio. Bella puntata. We'll be right back.
Bravissimo, Matteo!